Avvio la registrations. Una vittoretta io Vabbè, la farei così una mezz'oretta. Io ieri l'ho fatta di un'ora. E l'altra mezz'ora davanti tu. Vado avanti io. Ma inizi tu? No, inizi tu. Inizio io? Ma tu? Riusciamo ad avere lo schermo piccolo e grande? Non lo so, ora ci proviamo. Siamo già in diretta in tutto ciò. Fantastico, fabuloso, come si suol dire. Allora, benvenuti, no. Buongiorno, buonasera. Allora, un attimo che ce la possiamo fare, ragazzi. Io ieri l'ho fatto di un'ora. Spegni la diretta, che ti si sente. Allora, benvenuti, buonasera, bentornati a questo secondo appuntamento con i libri in diretta, o meglio con le dirette aperte con voi che ci state guardando da casa, perché ma siete chiusi in casa o state pirlando in giro per la città? No, perché oggi ho visto una Milano piena zeppa di persone, ho capito che bisogna andare a lavorare, ma bisogna restare a casa, vabbè, ok, l'ho detta e... Vi avevo promesso che non sarei stata da sola. Adesso, se la rete regge. Sono in ansia, ragazzi. Se Skype non ci fa brutti scherzi, se il modulo di regia che stiamo usando non si impalla come ha fatto oggi pomeriggio, e se io non vado in paranoia come ho fatto oggi pomeriggio, ragazzi, ecco a voi. È qui con noi Manuel Figliolini. Vediamo se si vede. Non si vede. Si vede! Ci sei! Ce l'abbiamo fatta! Brava Mari! Ciao! E in piccolino ci sono anch'io, non so se mi vedete, su in cima. In cima dove? Io non ti vedo ancora. Tu non mi vedi ancora, vediamo se... Perché la diretta è un po' lenta. La diretta è un po' lenta, è vero. È un po' in ritardo. Sì, ma perché siamo in diretta, appunto. Ecco! Va bene, vabbè, insomma, ciao Manuel, ciao, benvenuto al covo, vedi che in un modo o nell'altro io qui ti ci faccio entrare anche se non ci puoi venire. Non ci voglio venire, infatti, vedi come si fa, brava Mari. Di cosa ci vuoi parlare oggi Manuel? Dai, io so che hai presentato un pochino, hai preparato un pochino di suggestioni. Bravo, dai, raccontami un po', cos'è che vogliamo cos'è che ci consigli di leggere oggi insieme? Allora, mamma, non morirci, per favore. No, cercherò di non morire. Sì, ti vedo Mariana, scrive Silvia. Grazie Silvia. Io invece vedo anche te finalmente. Beh, dai, non veniamo male. No, però c'è tanta gente che si saluta, dai. Sì, sì. Allora, da che cosa vogliamo partire, Mariana? Partiamo da... Allora, facciamo come se io non sapessi nulla. Abbiamo scelto, cioè ho scelto da proporre questa sera al Covo e a tutti gli amici del Covo dei titoli di romanzi che hanno a che fare con il coronavirus. Cioè, no, ma dai! che parlano almeno nei titoli... di tutte le cose che dobbiamo fare o non fare, ci sono alcuni titoli, ma io partirei subito. Allora, cosa facciamo? Cose per... un bellissimo graphic novel, partiamo da un graphic novel. Dai, parliamo dalle cose leggere. Cosa ci hai portato? Non è leggero, però è una cosa molto carina. Si chiama, se lo facciamo vedere, La distanza, che è quella che... tesoro, tu hai messo la sfocatura... No, fermo Manuel, fermo, perché tu hai messo la sfocatura del video. Ah, è vero, allora aspetta che tolgo allora, la sfocatura davanti alla faccia. Fondo. Ok, adesso si vede meglio? Sì? Sì, bravo, ottimo, perfetto. No. La distanza. C'è Sabrina in linea, diciamogli che deve stare in linea perché parleremo anche di sì, lei. Sì, Sabri, rimani connessa. Aspetta che adesso... Rimani connessa con noi. Scrivo. Rimani allora, connessa la con distanza, noi. Che è questa bellissima graphic novel, sì, pubblicata da Bao Publishing. Mitici, gli amici di Bao, super. Scritta da Colapesce e disegnata da Baronciani. Ed è una bellissima storia
su un viaggio in Sicilia, così ci rievoca un po' l'estate, quella che sta per arrivare, che speriamo che sia tutto passato e quindi ce la possiamo godere. La storia di questo ragazzo che fa il giro della Sicilia con due ragazze, che non è di certo la sua fidanzata, che è lontana. Quindi questa distanza in questa graphic novel bellissima, dove ci sono all'interno anche delle citazioni che vengono da Goethe, dal suo viaggio in Italia di Goethe, che vengono da aspetta che la sto cercando l'hai letta Manuel che è Manlio Sgalambro, no, ce n'è una bella, quella di Manlio Sgalambro, che dice: l'angoscia dello stare in un'isola come modo di vivere rivela l'impossibilità di sfuggirvi come sentimento primordiale, la volontà di sparire è l'essenza esoterica della Sicilia, poiché ogni isolano non avrebbe voluto nascere, egli vive come chi non vorrebbe vivere. La storia gli passa accanto con i suoi odiosi rumori, ma dietro il tumulto dell'apparenza si cela una quiete profonda. Manlio Sgalambro. Che meraviglia, questa, mamma mia. È la citazione, questo è la graphic novel, per vedere i disegni come sono fatti. Sono 16 euro, come dice la nostra QVC di Mariana. La libraia di QVC, l'unica libraia. Ed è una graphic novel molto carina, disegnata molto bene, poi con i testi di Colapesce, che è un cantante che si mette a scrivere in una graphic novel, è molto interessante anche per tutta una visione che ha lui di questo rapporto con queste due ragazze che non conosce, ma vuole conoscere più approfonditamente, e quindi ve la consiglio da leggere. Bello, questo bello. È il mio primo consiglio, consigliamo una graphic novel. Per rimanere però, sì, sempre sul filone graphic novel, diciamo tra aspetta, virgolette, aspetta, comunque... ti interrompo Manuel perché ci stanno salutando, ciao Roby, ciao Saverio, ciao Sabrina, ciao Grazia, ciao ciao da Mantova, un bacio, scusami sai che io devo fare un po' la libreria QVC, quindi devo salutare tutti quelli che ci stanno seguendo. Tu fai il tuo lavoro, io vai, faccio vai. Il mio. Dai, no, vai. Per rimanere invece sempre, per non parlare subito di romanzi, sì, ma per rimanere sempre nel filone di questi romanzi illustrati, il prossimo romanzo, che spero che non sia di auspicio per il coronavirus, di cui vi voglio parlare, è Il ritornante di Paola Barbato. Speriamo questo coronavirus non torni. Pubblicato con il Battello a Vapore, che è una bellissima, sì, collana di PM che realizzano tutte queste questi romanzi illustrati, così avvicinano anche i ragazzi alla letteratura. Questi due romanzi servono per avvicinare le persone che normalmente non leggono a una lettura, perché hanno un'immediatezza molto più forte, molto più immediata. Vero. Rispetto al romanzo classico fatto solo di parole. Il ritornante di Paola Barbato, illustrazioni di Lucrèce alla modica cifra di 14 euro, però io ho un riflesso blu. Sì, non è blu in effetti la copertina. Non è blu, però fammi vedere un attimo se faccio così e sparisce. Sì, un po' è sparito. Non so cosa c'è che fa sto riflesso blu. Vabbè, comunque, detto ciò, il ritornante, la storia parla di bullismo. Il bullismo in una scuola, cosa può accadere quando dei bullizzati si coalizzano e cercano di sconfiggere la paura. Quindi Paola Barbato ci spiega molto bene in questo romanzo illustrato che cos'è la paura e da cosa scaturisce il bullo, come fa un bullo ad agire su di noi, che agisce, non ti vedo più Mariana. No, scusa. Vuoi parlare con un cretino? No, scusate, perché ma guarda che a parte che sei in diretta con quasi 40 persone, quindi allora no, 33. Perché ci stanno scrivendo. Gli anni di Cristo. Sì, no, infatti. 33, come gli anni. Tipo Cristo. Ci stanno scrivendo e Roby ci scrive: la strana coppia non la ferma neppure il coronavirus. Ma vediamo, no, tocchiamoci mano, perché qua la vedo magra. Molto magra. Comunque, per ritornare a bomba su questo bellissimo romanzo illustrato di Paola Barbato, ci spiega attraverso queste poche pagine cos'è il punto debole nostro, qual è il punto debole nostro, sulla quale la maggior parte dei bulli si attaccano per poterci
mettere all'angolo per poterci far paura con le nostre stesse paure. Quindi ci aiuta un po' a sconfiggere le nostre paure. Pubblicato da Battello a Vapore, che comunque parla sempre ai ragazzi, è una voce molto interessante per tutti i ragazzi, è un romanzo molto formativo, soprattutto per chi viene bullizzato o, e non sa come uscirne, perché magari si trova da solo. Certo, quindi, certo. Per la categoria graphic novel o romanzi illustrati. Quanto costa, scusami, il ritornante? L'hai già detto? La distanza di Colapesce e Baronciani e il ritornante di Paola Barbato. Grazie Manuel, mitico, mitico. Tu cosa ci proponi, Maria? Ah, così vado io? Uno lo proponi tu adesso, dai. Ah, ok, facciamo un po' il rimpallo. Allora, sai che io non so come si fa, perché... Il rimpallo, è lì che no. No, allora, perché se devo parlare io, non so se mi vedono, perché io sono minuscola e non so se capiscono quello che... Cioè, forse ti devo togliere dal video... Oh ragazzi, sto imparando a usare sta roba, abbiate pazienza. Vabbè, dai, vado avanti io e poi così se ti chiudi me ne vado a casa. No, dai. Prima che chiudano la Lombardia e mi trovo segregato in ufficio. Ma dove sei tu adesso, Manuel? Da dove ci stai parlando? In ufficio. Non vedi, c'è dietro Nina Zilli che vi guarda. Ciao Nina Zilli. Ma com'è la situazione lì dalle tue parti? Raccontami un po', dai, raccontaci un po'. Ma qui si vive bene, tanto verde, tutto dalla finestra, perché non puoi. Poi mi arrivano anche dei messaggi privati, ma la gente... Vabbè, ma guarda che normale. Beh sì. Niente, allora, passiamo al prossimo romanzo. Quindi rimaniamo sempre in tema, come dire... coronavirus, ma non tanto perché il titolo rievoca certe cose che bisognerebbe fare con... Ecco, mi sa che non ti vedono più, aspetta un attimo. Eh no, sono sparito. Ecco, sei ricomparso, colpa mia. Ok, stavamo dicendo, rimaniamo sempre in tema, diciamo, non coronavirus, però... È uscito questo hashtag io resto a casa e io vi propongo invece, tu ridi perché la sai già la gag, io invece vi propongo l'hashtag Oreste a casa. mitico Francesco Paolo Oreste, super! E quindi vi propongo questo bellissimo romanzo di Francesco Paolo Oreste, L'ignoranza dei numeri, storia di molti delitti e di poche pene, Baldini più Castoldi, 18 euro alla cassa. Consegna gratuita in tutta Italia se lo ordinate durante la diretta. Oh, vedi che non l'ho ancora detto questo. No, classica. Ripeti dai. Ripetilo un'altra volta perché la gente non l'ha capita. Allora, per tutti i libri di cui vi stiamo raccontando, a parte che domani li troverete anche sul nostro sito e solo per 24 ore potrete fare l'ordine con consegna gratuita anche da lì, ma se li prenotate durante questa diretta li potrete ricevere a casa, comodamente a casa, in spedizione gratuita, ragazzi. Il covo profonde, non c'ha una lira, ma profonde. Perché se non ci veniamo in aiuto in questi momenti, non ci veniamo in aiuto più. Se no li ritirate dopo il coronavirus se chiudono tutto. Sì, vabbè. Infatti potrebbe anche essere. Domani non so se partiranno le spedizioni che devono partire. Manuel, tutto il pomeriggio che l'hai studiata, il pego mistica. No, aspetta, non lo blocchi tu o lo blocco io? Vai Robby, vai a sfondamento Robby. No, partisci, non è tutto il pomeriggio, da stamattina che l'ho pensata, perché questa cosa là, appunto, per il nostro hashtag o resti a casa, propongo appunto L'ignoranza dei numeri, che è un romanzo molto bello, con protagonista l'ispettore Romeo Giulietti, ma la cosa che veramente merita del romanzo di Francesco Paolo Oreste, al di là del giallo, che poi sono sempre le solite cose, su per giù, le strutture sono sempre le stesse, è il suo modo di scrivere, il suo modo di esporre una narrativa molto interessante, una narrazione molto interessante, una scrittura molto particolare che da un poliziotto io non me la sarei mai
aspettata. È vero, dobbiamo ricordarlo. Francesco Paolo Rest è un uomo delle forze dell'ordine, rappresenta gli uomini in divieto. Dai, parla! Cos'è? Ah, devi bere, ah, ok. È delle forze dell'ordine. E se ci avete seguito qualche tempo fa, lui è stato anche nostro ospite grazie alla mano complottatrice, ma in senso positivo, di Adriana Rezzonico. Per cui quindi bello, insomma. Sì, no, molto bello, è scritto molto bene questo romanzo. Molto particolare appunto la scrittura, mi ha colpito a tal punto perché, pensando che è un poliziotto, io mi aspettavo che fosse scritto come un verbale di polizia, e invece quindi no. Il suddetto e invece no, anche perché, scusa se ti interrompo Manuel, anche perché quando è venuto qui da noi a presentare questo libro, questo romanzo, in realtà ci ha fatto vedere un lato molto molto umano e anche molto molto comprensivo, che effettivamente non mi sarei mai immaginata e mai aspettata, più che altro perché sai, insomma, uno ha in mente un'immagine di un uomo dell'ordine in divisa tutto ad un pezzo, che è sicuro di ciò che fa, non che lui non lo sia, però insomma ha mostrato un'umanità nei confronti anche delle persone meno fortunate, insomma, delle persone con cui lui si ritrova a confrontarsi, che mi ha veramente molto colpito, ed è la stessa che si ritrova anche nel suo romanzo, quindi bello. Vedi, un buon consiglio. Ma, quindi esatto, qualcuno che ci sta seguendo in questo momento l'ha letta? L'ha vista? L'ha già letto? O magari può sì, darci non è un libro parere? Recente, no? Sì, no, lo so, non lo sto chiedendo a te Manuel, lo sto chiedendo a quelli che ci stanno seguendo. Ormai mi sembra di essere a casa, veramente. dai, andiamo dritti, cosa c'è di bello ancora? Quindi ripetiamo per la vendita. Vai. L'ignoranza dei numeri, Francesco Paolo Oreste, hashtag Oreste con no, Oreste a casa. Hashtag Oreste a casa, 18 euro, consegna gratuita, Italia, isole comprese. Mi ti voglio vedere fare la traversata in bicicletta, Mariano. Il nostro amico, se sì, no, col cavolo. Beh, con la mia bici super gialla ci sta. Sebastiano ci scrive: grande libro di Francesco Paolo Oreste, letto e molto carino. Quindi vedi che condividono. Vedi. Ah, bene, bene. Dai. Perché Valeria Vaccari dice vogliamo Mariana? Non lo so. Ma Mariana è qua. Mariana, ciao Valeria. Grazie Valeria. Ciao Valeria, dai che ci siamo. Ok, vai. Andiamo avanti. Penultimo romanzo che vi consiglio. Aspetta un secondo, rimani in linea un attimo, ferma. Non ti muovere. Dove è andato? Dove va? Ok. Voilà, sono tornato. Penultimo romanzo che vi consiglio, quindi sempre rimanendo in tema, diciamo, tra virgolette, col titolo ci ispira qualcosa in questo coronavirus, è un romanzo che mi ha consigliato uno scrittore, Antonio Lanzetta, possiamo dirlo. Ciao Antonio! Non... Ciao Antonio, ma Antonio non ci guarda. Chi può dirlo? Magari domani sì. Oh, la volontà superbo. Del mare. Ce l'ho anch'io. Ciao. Eccolo qua, vedi. Va. Mazza che botta. Un romanzo molto che io sto leggendo in questo momento, francamente, però mi sento di consigliare perché appena passato il primo capitolo, dove ho avuto fatto un po' di fatica perché pensavo fosse un romanzo classico stereotipato americano, invece alla fine si rivela un romanzo molto intenso, un noir, possiamo dire, psicologico, dove si spiega veramente la volontà del male. Quindi quello che perché stai ridendo? Perché Valeria ha scritto Mariana è più bella. Ma perché non mi sono fatto i capelli? Perché se mi faccio i capelli ti batto. Vai, no, chioma. Scherzi a parte, appunto, un romanzo molto interessante, soprattutto perché parla del tema della volontà del male. Quanto una persona è spinta a fare del male, a fare del male all'altro. Quindi in questo periodo dove la gente è un po' impazzita, incontenibile, non riesce a capire quello che fa, quello che causa, soprattutto se non lo vuoi pensare agli altri esseri umani come te, pensa a tutte le persone che lavorano in presidi medici, in ospedali, che stanno facendo veramente fatica e non ce la fanno, e pensa che quello che tu non rispetti è veramente la volontà di fare del male all'altro.
Vero. Un romanzo molto particolare anche per la struttura grafica interna. Ci sono dei capitoli che sono delle pagine che sono divise a metà. Non so se riesco a farvene vedere alcuni che sono divise a metà come questi. Ci sono degli altri capitoli scritti come se fossero delle email, delle lettere. Quindi è una struttura molto particolare. Da quarto di copertina lo definisce un Edgar Allan Poe e un Alfred Hitchcock, anche se a me in questa fotografia di questa provincia, in questa fotografia di questo fare del male così forte, mi ha ricordato molto Twin Peaks di David Lynch. Non è so molto perché linciano, mi ha dato un po'. È molto molto linciano. E, sì. Mi permetto di interromperti e di darvi un consiglio e un link che se poi riesco, quando abbiamo finito la diretta, vi posto anche nei commenti. C'è un bellissimo videoclip di David Lynch su una musica, su un brano di Bjork, che è spettacolare perché è un lunghissimo piano sequenza di questa telecamera su questa macchina che va su queste strade pazzesche, assurde, immerse nel niente del sud più sud degli Stati Uniti d'America. E allora quando io ho letto La volontà del male, io ho visto, mi è sembrato di essere dentro a quel videoclip. Dopo ve lo posto perché è un'esperienza secondo me superba. Poi vabbè, David Lynch è David Lynch, quindi vabbè. Poi Roberto ci chiede dove è ambientato, adesso mi stava venendo un dubbio. Ma io non le vedo, ma vedi che non mi si aggiornano, uffa. Sì, Francesco Paolo Oreste sta partecipando adesso e ha Ciao, perso il nostro hashtag Oreste a casa con il suo Oreste, libro sei a casa. Dei numeri. Adesso ci segue ed è arrivato troppo tardi, però se non mi sbaglio è ambientato a Cleveland, perché è ambientato tutto lì, non è che si muovono molto, no. Il romanzo è fermo lì perché lui è poi una persona abbastanza Cleveland, sì, adesso l'ho visto. Roberto sì. Melci, sì, è ambientato sì. a Cleveland, anche se in realtà poi ci sono una serie di delitti sparsi un po' in zone un po' più dislocate, diverse narrazioni che confluiscono tutte insieme di diversi personaggi che si giocano, diciamo, sì. le indagini nei diversi omicidi. E poi ragazzi, bisogna leggerlo perché è bellissimo. È un romanzo uno che scavare ti dentro. È un romanzo che ti travolge anche perché è ambientato in vari anni, si parte dal 78, si passa al 2014, poi si Bellissimo. Torna all'83, perché c'è la vita di questo protagonista che è Dusty Tillman, che è, noi lo conosciamo ragazzino e poi dopo poco lo vediamo già grande psicologo con una moglie affetta da un tumore, due figli molto particolari, uno molto diligente, l'altro invece spende tutti i soldi dell'università in droghe varie, come non capirlo, e dietro ciò c'è tutta comunque questa, appunto, questo titolo che riassume molto bene la tematica noir di questo bellissimo romanzo, che è Dan Chaon, come vi avevo detto, La volontà del male, NN editore, alla modica cifra di 20 euro. Ma quindi si pronuncia Dan Chaon? No, non so io come si pronuncia, te lo dico. Io lo sento pronunciare. Ragazzi, qualcuno di voi ci manda un vocale? Serena, aspetta che adesso taggo Serena, che è una delle editor di NN. La vocalist. No, sì, Serena Daniele. Come si pronuncia? Dan Chaon, dai, si pronuncia così. Comunque ma sì, lui vive a Cleveland. Lo scrittore per Roberto Melzi, dato che lei cerca di taggare Serena, posso dirti che lo scrittore vive a Cleveland, quindi è proprio ambientato a Cleveland dove lui vive, quindi non è che ha fatto molta strada sto romanzo, se l'è fatto in casa. No, vabbè, scherzi a parte, Cleveland. Va bene, adesso okay. aspettiamo che Serena ci dica qualcosa, perché lei ha seguito tutto lo sviluppo di questo romanzo nella traduzione e nella pubblicazione italiana, sono curiosa. Dai, ci sono un po' di saluti da fare. Ma io, ragazzi, non mi si aggiornano i tre. Giada Trebeschi. Ciao Giada, ciao carissima. Ermano Di Nardo e Lorenzo Fuccio Ferruccio Giacomo Verra. Sì, ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, che bello. Qui non mi si connette niente. Siete vedete, tantissimi. C'è Manuel e io non riesco a leggervi, basta.
Poi, ultimo mio consiglio, poi io me ne vado perché ho una vita, a parte questa. E lascio la parola a Mariana. L'ultimo mio consiglio è una novità frillosa, sì. Una novità giallo Genova, una novità, come dai, su, dai, non ci far star sulle spine. Non vi faccio star. Allora, questo è il retro. Il costo è di 14,90 euro. E stiamo parlando di, anche questo, sempre in tema di indicazioni da coronavirus, il titolo è molto chiaro, a distanza ravvicinata, di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso. Brava. Ce li ho tutti quelli che di cui hai parlato tu oggi. Beh, meno male. No, beh, i due graphic novel non lo so, uno sì, ma l'altro non so se ce l'ha. No. La distanza non so se ce l'ha. La distanza non ce l'ho, però la posso recuperare, quindi se lo volete, da domani lo troverete anche sul bookshop e potete anche ordinarmelo qui in diretta. Consegna gratuita. Cambiaso De Bastiani, allora lui è uno scrittore conosciuto perché ha pubblicato parecchi romanzi, infatti dietro c'è una bella biografia abbastanza lunga di tutti i romanzi che ha scritto lui, uno scrittore quindi rodato e conosciuto. Sabrina De Bastiani invece un po' più diciamo sul lato di scrittura di romanzi, un esordiente ma comunque una grandissima blogger degli amici di Thriller Nord, quindi una persona con una certa cultura di genere e, come si può dire, hai letto, adesso vediamo se quello che hai letto sei riuscita a farlo fruttare. Ci e sono vi devo riusciti? Dire che, francamente, Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso come coppia non deludono, come coppia di scrittori. Mi è piaciuta molto la prima indagine, si chiama La prima indagine di Mistral e Pietro, questi sono i due protagonisti. Si sente molto la penna di lei, perché io la conosco anche personalmente e abbiamo un rapporto di amicizia, quindi parlo molto spesso con lei e sento la poesia che lei ha sempre nei suoi post, nei suoi vari interventi, nel suo modo di porsi, nelle sue recensioni. Si sente questa poesia che la tramuta poi in parole in questo bellissimo romanzo. Il Pego dice: tienimi via una copia, ma la recupero quando Sabrina verrà a trovarti al covo, così si recupera anche la dedica. Guardalo lì. Vabbè, mi sa che poverina, infatti per questo anche, no, perché è un romanzo molto bello, nel senso che questa distanza ravvicinata è una distanza che percorre tutto il romanzo, questi due, la prima indagine di Mistral e Pietro, ma questi due investigatori, diciamo così, una un po' più improbabile, lui invece proprio addentro nelle forze dell'ordine, non si incontrano durante il romanzo ed è molto interessante questa stesura, questa forma, questa struttura che hanno voluto dare al romanzo. Difficilmente, di solito quando fanno le coppie, queste coppie fin dall'inizio collaborano fra di loro, si danno la mano, si aiutano e vanno avanti e portano avanti il romanzo. Invece loro hanno deciso di mantenere questi due protagonisti a distanza ravvicinata, perché sono distanti, non si toccano mai, ma sono sempre sempre vicini uno dietro l'altro. Molto bello e da tenere in considerazione. Per darvi un'idea della poetica di De Bastiani e Cambiaso e anche i loro nomi che hanno dato ai personaggi, Mistral è il vento, è il maestrale, e questa protagonista è proprio come il maestrale, è una... perché ridi? No, adesso mi devi dire perché ridi, no. Perché non è facile parlare di essere seri quando tu ridi, perché ridi? Te lo dico dopo in privato. Ok, va bene. Sabrina De Bastiani e Cambiaso hanno dato questi due nomi, Mistral, appunto, come stavo dicendo, il vento, il maestrale, questo vento forte, prepotente, che ti spacca la testa, che rompe anche le scatole, che però rappresenta molto il loro personaggio che hanno voluto creare, un personaggio così molto leggero, allo stesso tempo profondo, molto impercettibile, ma allo stesso tempo costante. E dall'altra parte c'è appunto Pietro, che ricorda la pietra, ricorda qualcosa di solido, ed è un ragazzo che ha la stessa età di Mistral, su per giù sono tutte e due, possono essere tutte e due degli studenti universitari, che è come Mistral ma è molto più fermo, molto più vincolato dalla sua istituzionalità, dal suo incarico, comunque una persona molto quadrata, molto solida, e dà all'indagine appunto tutta questa solidità che invece Mistral non le appartiene, sì. E tutto in questo romanzo si tocca e non si tocca, quindi a distanza ravvicinata, ambientata a Lavagna, quindi ci portano un po' al mare,
che non fa male in questo periodo, perché non sappiamo manco se lo vediamo quest'anno al mare, a meno che non arrivi uno tsunami fino a Milano. Ma... potremmo mettere sempre lo screensaver sul computer. Ah, bella idea, brava. Entusiasmante come idea, detto da una nerd poi. Oh! Tu ce l'avrai già lo screensaver con... No, ho le dune. Hai le dune, brava, molto più desertica. Quindi per ricordare il romanzo, cosa facciamo? Una scarellata finale? Sì, o... dai, recuperiamo tutti quelli che sono stati i romanzi di cui ci hai parlato. Allora, recuperiamo tutti i romanzi. Partiamo dalla distanza. Bao aspetta, aspetta, ti fermo perché Michele ci scrive: avete parlato del libro di Kaon? Tostissimo, dice. Qualcuno di voi l'ha letto? Ci scrivete i vostri pareri? Qualcuno di voi vuole sapere qualcos'altro? Forza, forza e coraggio. Su, su. Io batto fino a tre, poi dopo il libro li regaliamo. No, scherzo. La distanza, Barocciani con la pesce, Bao Publishing, 16 euro per la libraia. Alle prime 5 chiamate anche una cura snellente, una crema idratante. I semi dimagranti in omaggio. Poi abbiamo parlato e abbiamo lanciato l'hashtag Oreste a casa con l'ignoranza dei numeri, Francesco Paolo Oreste, Baldini e Castoldi, 18 euro, olè, 18, sì. Poi abbiamo parlato di Paola Barbato, il ritornante, Battello a vapore, PM, 14 euro, consigliatissimo per gli adolescenti. Ma anche per gli adulti, va. Eh? Ma anche per gli adulti, va. Sì, un po' a tutti, dai. Dan Chaon, o Dan Chaon, con La volontà del male, in pieno Cleveland, NN Editore, che poverini hanno anche subito un furto, quindi se comprate il loro romanzo non aiutate solamente una libraia, non aiutate solamente un blogger, ma aiutate anche una casa editrice. Siamo messi proprio male, Manuel. Con questi 20 euro ci mangiamo tutti. Mangiamo poco, però mangiamo. Quindi Dan Chaon, NN Editore, e l'ultimo, e non ultimo, per i 20 anni della casa editrice più gialla d'Italia, la frillosa Frilli, a distanza ravvicinata, di Savina De Bastiani, Daniele Cambiaso, 14,90 euro, 208 pagine, che si leggono in un soffierello. Quindi, allora, qui dalla Bottega del Giallo è tutto. A Valeria la crema idratante serve, quindi avanti, forza, prepara il pacco. Che cosa? A Valeria la crema idratante serve. E non lo vedo io Valeria cosa dice. E vedi, io invece la vedo. La crema idratante mi serve. Ah, bene Valeria. Quindi l'avevamo abbinata al libro di... A che libro è? No, a parte i scherzi, che anch'io fuori di lavarmi le mani ho tutti i tagli. La crema idratante serve, in questo momento perché serve. Siamo zozzoni, non ce le laviamo mai ste cavolo di mani, e quindi... Riesci a switcharsi, io rimango in piccolo a commentare o no? No tesoro, non ce la faccio, non ce la faccio e non so come si fa. Secondo me c'è, anzi se qualche smanettone è più smanettone di me e te in diretta... Se me lo fa sapere, se sa come si fa, vedi. Se ce lo fa sapere, perché così almeno non perdiamo questo momento idilliaco. Esatto. Però mi sa vabbè. Che non ce la facciamo. Vabbè, nel frattempo, mentre tu ci pensi, io sconnetto. Sì, va bene, al massimo ci riconnettiamo dopo. Manuel, io ti ringrazio, grazie di essere venuto e di aver fatto questo salto al covo e di averci portato i tuoi libri, che insomma io parlo però insomma è bello sentire anche altre voci. Poi tu sei qui, non dico di casa, ma sì, sei di casa, inutile dirlo, sei di casa, per cui mi vuoi fare pagare la tassa rifiuti, è questo che mi stai dicendo? Facciamo a metà? Ce la sbattiamo la tassa rifiuti. No, volevo salutare, un saluto particolare al Pego. No, scherzi a parte, grazie a te Mariana per avermi invitato, avermi dato questa possibilità. Ci vediamo giovedì con altri quattro libri. No, scherzo. Ci vediamo giovedì, no. Parleremo di altri libri, infatti. Altre cose interessanti. Potremmo fare qualcosa di carino. E poi giovedì doppia diretta, ragazzi. Dopo vi spiego perché. È vero, dopo ci spieghi anche perché. E vi ricordo di seguire invece la nostra trasmissione, che giovedì vedrà Cecilia Lavopa con Toni di Noir, che gestisce su On Books Radio, Mrs. and Mr. Yellow.
Non so che sorprese avrà, so che ci sarà un'intervista molto interessante, questo l'ho percepito da voci di corridoio, perché ormai solo in corridoio si può stare, non si può uscire di casa, quindi sono tutte voci. Quindi vi consiglio di rimanere connessi a www.ombooks.it. Un abbraccio a tutti da Manuel della Bottega del Giallo, un abbraccio Mari, se non riesci a ricollegare ci risentiamo poi per giovedì. Ciao Manuel, grazie mille, vediamo se combino pasticci. Combino pasticci, eccomi. Allora chiudiamo. Ma io ci sono ancora. Tu ci sei, ti sentiamo, ma non ti vediamo più. C'è un lieve ritardo tra. Ecco. Ciao Manuel. Ti metto giù? Ma metto mi giù. Si vede o no? No? No, adesso non ti si vede. Ti metto giù? Sì, mettimi giù. Ok, ciao. Ciao. Eccoci qua. Allora, scusate per questo piccolo misunderstanding, perché insomma non sto ancora cercando di capire come funziona e di ottimizzarlo al meglio. Allora, questa toccata e fuga di Manuel, che ha occupato la nostra prima parte di, della diretta aperta qui al Covo della Ladra, ci ha permesso di parlare di alcuni libri che appunto mi stanno molto a cuore, come La volontà del male o come A distanza ravvicinata, che avremmo dovuto presentare proprio sabato scorso e che invece purtroppo causa disposizioni a noi un po' più importanti, diciamo, abbiamo dovuto rimandare. E adesso però arriviamo ai libretti che io vi ho preparato, e faccio un piccolo recap, perché con Manuel abbiamo iniziato subito a bombazza, come si suol dire, su quello che può accadere e che accade in queste dirette. Allora, finché la libraia regge, e vi assicuro che non è facile questo periodo, durante queste dirette i protagonisti siete voi e gli ospiti che intervengono. Manuel è stato una bellissimo ospite, scusate, che ci ha consigliato tantissimi libri, tantissimi bei libri, però adesso io li voglio anche sentire da voi. Qualcuno di voi era connesso anche ieri, avete visto di che cosa abbiamo parlato? Condividete, soprattutto in particolar modo, ma soprattutto interagite, fatemi domande, io sono qui per darvi consigli di lettura. E in particolar modo voglio iniziare questa seconda parte di Leggiamo Insieme diretta aperta con una domanda: cosa state facendo, miei cari amici lettori? Io oggi ho lavorato un pochino con i miei bimbi, ho preparato alcune spedizioni che sono in parte partite questa mattina e in parte partiranno domani, e come ho annunciato nel post di questa mattina, stiamo cercando di ottimizzare le nostre consegne, per cui qualcuno a cui dovevamo consegnare oggi vedrà la consegna partire o domani pomeriggio o giovedì mattina, proprio perché vogliamo adempiere, diciamo, agire in ottemperanza delle misure anti-Covid-19, anti-coronavirus. E quindi tutte le consegne che ci state chiedendo in questi giorni le stiamo assommando. Vi chiedo un favore, non venite al covo, ma non per me, per voi, perché dobbiamo restare a casa. Ce lo stanno dicendo in tutte le salse, eppure è tutto il giorno che io vedo gente che va, che viene, come se fosse un giorno normale. Però un giorno normale non è, e quindi bisogna prestare un po' di attenzione. Proprio perché bisogna prestare un po' di attenzione, io voglio iniziare da un romanzo molto bello, ed è il mio primo consiglio di lettura di questa sera, che la Fandango Libri ha ripubblicato poco tempo fa e di cui avevo già parlato in una delle mie trasmissioni che faccio su Homebooks Radio in Good Morning Lettori. Sto parlando di Se la strada potesse parlare di James Baldwin. Premessa: chi conosce James Baldwin? Chi ha già letto James Baldwin? Avanti, forza e coraggio, voglio saperlo. Perché lui non è esattamente uno di quegli autori conosciuti a livello internazionale, o quantomeno non è uno degli autori conosciuti in generale, ma è secondo me uno di quegli autori che fanno parte di un certo tipo di letteratura contemporanea classica che deve essere letto, e deve essere letto, e torno a parlare di questo romanzo non a caso, perché secondo me ha un'intensità, una forza
è un messaggio che sicuramente ha un'attualità immensa, è di un'attualità immensa. Perché di un'attualità immensa? Perché parla di segregazione, parla di razzismo, parla di preconcetti, di pregiudizi che condizionano così tanto le nostre esistenze da portarle sino alle estreme conseguenze. È un romanzo d'amore, è un bellissimo romanzo d'amore, è la storia di, uno di quegli amori che sbocciano in adolescenza e hanno la forza di poter durare per un'eternità, uno di quegli amori che esistono perché devono esistere, perché non c'è un motivo per cui Tish e Fonny, i due protagonisti, non debbano amarsi. Però di mezzo c'è l'odio. C'è l'odio che anima la società americana in cui Tish e Fonny vivono, e siamo nel 79, se non ricordo male, ragazzi, io con le date faccio veramente pena. Sì, è del 79, perché del 53 Gridalo Forte. Quindi siamo in un'America che è... sì, Roby, il libro è ancora più bello secondo me. Devo dire che, allora, Roberto ci chiede: mannaggia, ho visto il film, se il libro è altrettanto bello ne vale la pena. Allora, il libro è ancora più bello del film, come spesso accade, però devo dire che la pellicola lo rispetta e soprattutto riesce a donarci la difficoltà e la forza che l'amore, la positività può avere anche in contesti dove l'odio sembrano prevalere e avere la meglio. Barry Jenkins, che è il suo regista, è riuscito a cogliere proprio questa antinomia, si può dire, boh, non lo so, sto sparando nomi a caso. E allora vi leggo un pezzettino l'incipit appunto di Se la strada potesse parlare. Faccio prima un inciso: James Baldwin è stato un pastore, un predicatore. Lui dall'America è scappato perché era l'America del Ku Klux Klan, di Malcolm X, di gente che veniva ammazzata perché aveva il colore di pelle diverso da quello degli altri. Insomma, era un'America di quelli. La stanza di Giovanni, bravissimo Roberto. Sì, è vero, la stanza di Giovanni del 53. Lui è rifugiato in Francia. Questa cosa che James Baldwin ha dovuto vivere, la propria omosessualità e la propria etnia da rifugiato in Francia, e quindi non ha potuto vivere l'America che vivevano i suoi concittadini, è stato un peso per lui. Anche nella stanza di Giovanni si sente molto. In Se la strada potesse parlare è molto bello perché c'è proprio il romanzo di una vita, di due vite, appunto quella di Tish e di Fonny. Vi leggo allora l'incipit perché secondo me ne vale tantissimo la pena e ci fa capire bene la pasta di questo romanzo e di questo autore, che dovrebbero leggere tutti, dovrebbero darlo da leggere anche alle scuole, perché è fondativo, come si suol dire. Mi guardo allo specchio. So di essere stata battezzata con il nome Clementine e quindi sarebbe logico che la gente mi chiamasse Clem o, anche pensandoci bene, Clementine, dal momento che è il mio nome. Ma non è così. La gente mi chiama Tish. Forse anche questo è logico. Sono stanca e incomincio a pensare che forse tutto quello che succede è logico. Dico, se non fosse logico, come potrebbe succedere? Ma è un pensiero terribile. Può dipendere solo dalla preoccupazione. Una preoccupazione che non è logica. Oggi sono andata a trovare Fonny. Nemmeno questo è il suo nome. È stato battezzato con il nome Alonso. E sarebbe logico che la gente lo chiamasse Lonnie. E invece no, lo abbiamo sempre chiamato Fonny. Alonso Hunt, così si chiama. Lo conosco da sempre, spero di conoscerlo per sempre. Ma lo chiamo Alonso solo quando devo comunicargli una notizia di merda. Oggi gli ho detto, Alonso? E lui mi ha guardato. Quello sguardo attento che ha quando lo chiamo con il suo nome. È in prigione. Quindi eravamo lì, io seduta su una panca davanti a una tavola e lui seduto su una panca davanti a una tavola, l'uno di fronte all'altra, a guardarci attraverso un muro di vetro. Non si sente niente attraverso quel vetro e così danno a entrambi un piccolo telefono. Bisogna usare quello per parlare. Non so perché le persone guardino sempre in basso quando parlano al telefono, ma è sempre così. Bisogna ricordarsi di alzare gli occhi verso la persona con cui si parla. Ormai non lo dimentico più. Perché lui è in prigione e mi piacciono i suoi occhi. E ogni volta che lo vedo, ho paura di non vederlo più.
Così alzo il telefono appena arrivo e lo tengo all'orecchio, gli occhi fissi su di lui. Così quando ho detto Alonso, lui guardava in basso e poi ha alzato gli occhi e ha sorriso, stringeva il telefono e aspettava. E questo è un bellissimo romanzo che io, tesoro, devi fare le pause come ieri, cucciola, c'hai ragione, grazie Valeria, oggi vado di corsa e devo dire che sono un po' in affanno e sono anche un po' stanca, però vabbè ci provo e vado più lenta, grazie di avermelo ricordato Valeria. E quindi questo è l'incipit, molto bello, molto alla forza narrativa, ma anche alla forza dell'introspezione, che sa gestire e sa raccontare molto bene ciò che non solo sta accadendo, ma ciò che i protagonisti stanno provando e pensando. E vi assicuro che questo non è da poco. Alzi la mano chi ha letto, chi ha trovato questa capacità di unire la forza narrativa, dimostrativa, diciamo, della narrazione alla forza intrinseca dei sentimenti, perché questo è una cosa veramente difficile da, va bene Roberto, te lo metto da parte, è veramente una cosa difficile da trovare, da sentire, da vedere. E visto che di americani abbiamo parlato con il bravo Roberto, con il bravo Manuel, pardon, scusatemi, io vi voglio presentare un altro bellissimo romanzo di cui vi parlo solo perché conosco, apprezzo e ammiro il suo traduttore, che è quello che in questo momento ha per Longanesi curato la ritraduzione, ovvero Mystic River di Dennis Lehan, insomma, io sapete che sono un disastro con le pronunce. A tradurlo è Mirko Zilai, pertanto, per dirvene una, l'autore della trilogia Così crudele la fine, La forma del buio e Il terzo ce l'ho su, e quindi non riesco ad andarvelo a prendere. Un autore che, sul retro della copertina vedete anche che faccia, un autore che è stato qui al Covo, che io ho apprezzato e amato e che apprezzo e amo, perché anche lui, come tanti altri autori, riesce a trasferire nella sua narrazione ciò che i suoi protagonisti pensano, provano e hanno intenzione di fare, creando davvero degli scenari a tutto tondo dove l'azione si compenetra alla sensazione. Follia di McGarth, c'hai ragione, sì, me l'hai anche ordinato Manuel, me l'hai ordinato Follia, ce l'ho qua, è in consegna domani, vabbè scusate, tanto stavo rispondendo a Manuel che mi diceva Follia di McGarth, adesso lo vado a prendere così ve lo faccio vedere. E quindi perché vi racconto di Mystic River? Perché Mystic River, oltre che essere un super classico dei thriller americani per eccellenza, la classica storia in cui ci sono tre ragazzi che sono amici per la pelle, fino a che una sera uno dei tre sale su un'auto e da lì cambia tutto. Cambia tutto e cambia la loro vita. La loro vita viene stravolta completamente, anche la loro amicizia. Fino a che, quando ormai sono diventati grandi e ognuno ha preso la propria strada, sono costretti a ritrovarsi in parti su fronti opposti, su fronti anche avversi, e a dover fronteggiare i loro incubi più tremendi e le loro angosce più interiori. Questo è Mystic River. Io penso, tra parentesi, che ci abbiano fatto anche un film. Mi dite se è vero, mi fate sapere se è vero, voi che siete e che potete. Ah sì, è vero, vedi, portato sul grande schermo da Clint Eastwood, e infatti mi ricordavo qualcosa del genere. Per cui, se vi posso dare un consiglio, rileggetevelo in questa traduzione bellissima di Mirko Zilai, che prima di essere uno scrittore è soprattutto un traduttore. Rileggetevelo e godetevi queste pagine di thrilling vero e di suspense vera. Perché dico thrilling vero e suspense vera? Perché, amici miei, non si tratta semplicemente di un thriller dove pagina dopo pagina accadono cose.
Si tratta di uno scavare nella psicosi, nelle psicosi, nelle follie, nelle ansie di quelli che sono gli esseri umani, di quelli che siamo noi, e un metterci in costante, continuo contatto con i demoni che abitano il nostro lato oscuro. Detta così sembra una cosa alla Star Wars, ma ragazzi è proprio così, ed è bellissimo, ed è un romanzo che io sto rileggendo in questo momento, in questa bellissima traduzione di Mystic River, ed è superbo, veramente superbo. Ma voi state parlando tra di voi, io non vedo tutti i thread. Eh sì, Valeria, certo, Manuel, Roberto, periodo di Mystic River. Oddio, sai che non me lo ricordo, ma è contemporaneo. Non so se danno un'età, perché ci sono loro da ragazzi. Allora, i ragazzi sono del 75 e poi si ritrovano praticamente 11 anni, 25 anni dopo. Quindi inizia che siamo nel 75 e finisce che siamo 11 anni dopo. Se Roberto, il periodo era quello di cui ciò di cui stiamo parlando adesso. Vabbè ragazzi, mi sto un po' confondendo perché i thread non si stanno aggiornando in tempo reale, e quindi non so se state arrivando dopo. Abbiamo ancora 10 minuti e io dall'America voglio passare in Italia. Pardon. Se vi siete persi la nostra diretta, l'ultima che abbiamo fatto qui fisicamente al Covo della Ladra di questo sabato mattina, dello scorso sabato mattina, andatevela a ripescare sul nostro canale YouTube, perché ne vale veramente la pena, non solo perché si è cantato, non solo perché si è letto, ma perché con noi c'erano degli autori stupendi. C'erano il trio della Madonnina, Besola, Ferrari e Gallone, autori di I Tre Cuori del Polpo, che è un romanzo bellissimo, sgangherato, che ci fa vedere una Milano come non l'abbiamo mai vista, ma come forse in fondo è veramente. Ma c'era con noi anche un grande del giallo milanese, un giornalista oltre che uno scrittore, una persona che oggi, tra parentesi, sul Corriere è uscita una sua bellissima recensione, una sua bellissima intervista, ovvero Luca Crovi con L'ultima canzone del Naviglio. Siamo a Milano, siamo nel 29, durante la grande nevicata del 29, andiamo alla scoperta insieme a Luca non solo di un personaggio molto particolare, che è il commissario De Vincenzi, pardon, scusate, ma andiamo soprattutto a riscoprire una Milano così come era nell'epoca del fascio, insomma agli esordi del fascismo, e quindi una Milano che si stava andando proprio a ridefinire in base agli spazi della politica e della nuova socialità di regime. De Vincenzi, per chi non lo conoscesse, è un personaggio meraviglioso, più bello di Maigret, più bello di qualsiasi altro commissario voi abbiate mai visto. Vediamo se qui ho qualche libro, se riesco a pescarvelo, perché è un personaggio nato dalla penna di Augusto De Angelis, che è stato ed è tutt'oggi uno degli antesignani, no, non lo trovo, uno degli antesignani della nostra, del nostro giallo, del nostro noir milanese e non solo. Augusto De Angelis vive delle sorti difficilissime, e faccio questo piccolo inciso, perché lui scrive durante il fascismo. Non so se voi sapete, ma durante il fascismo c'erano delle regole molto precise per la creazione e la stesura dei gialli, per cui ci dovevano essere ambientazioni estere, perché in Italia certe cose non dovevano accadere, perché la gioventù fascista certe cose non le faceva. Addirittura il genere viene anche soppresso in un determinato periodo storico, di cui ora non ricordo la data, se volete aiutarmi, grazie. E lo stesso Augusto De Angelis non fa una bella fine, perché non era un simpatizzante del regime.
Luca Crovi ripesca e recupera questo bellissimo personaggio che è il suo commissario De Vincenzi, noir profondamente nero ma anche profondamente milanese, e ce lo racconta proprio nell'ultima canzone del Naviglio, pubblicato da Nero Rizzoli, costo di copertina 18,50 euro, veramente una chicca che non potete perdervi e che a me è piaciuto tantissimo. Ho letto un paio di gialli, un affascinante stile retro, sì, esatto Roberto, bravissimo, molto affascinante, hai usato veramente il termine giusto. Qualcuno di voi che ci sta seguendo ha letto De Angelis e conosce De Vincenzi, oltre me e Roberto, e penso Manuel, se ci sta ancora seguendo, fatemelo sapere e ditemi la vostra qui in diretta. Chiudiamo? Chiudiamo sì, ma vi voglio chiudere con un colpo basso. Loro sia si scrittura che ambiente, sì, vero, verissimo Roberto, verissimo. De Vincenzi è veramente superbo. Loro sono dei ragazzacci, la casa editrice intendo, ma hanno il coraggio di pubblicare un ragazzaccio che per età anagrafica più ragazzaccio non è, ma che ha una potenza narrativa che è veramente immensa. Lui si chiama Antonio Moresco e la casa editrice di cui vi sto parlando sono i ragazzacci della SEM, e quindi saluto anche Teresa Martini se ci sta seguendo. E il libro di cui vi voglio parlare io è Canto di Darco. Allora, facciamo una premessa. È un thriller. È un thriller ed è un thriller metafisico. È un thriller metafisico perché è ambientato a metà tra la vita e la morte, tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Ha una potenza narrativa inaudita, non solo perché parla e tratta di argomenti così delicati, come la linea sottile che divide loro e noi, chi c'è e chi c'è, ma forse sotto altre spoglie, ma proprio perché Moresco è un maestro nel narrare, e nel narrare in particolar modo questa sottile linea. Non è il primo libro che scrive di questo, in questo modo. Che bella la copertina, vero? È bellissima, sì, è stupenda, è meravigliosa ed esprime la forza e la potenza introspettiva anche di questo romanzo. Valeria, tu l'hai letto, Moresco? L'hai letto il Canto di Darco? Allora, torno a quello, mentre attendo la vostra risposta, continuo a raccontarvi di questo romanzo. Lui non è la prima volta che scrive di situazioni e di trame a cavallo tra vivi e morti, tra i presenti e gli assenti in metafisica forma, chiamiamola così. Lui ha scritto la fiaba bianca, se non ricordo male, mamma mia ragazzi, sono un disastro, fiaba bianca forse, vabbè, se avete modo di cercare su... fare una googolata, vi prego fatela per me perché non mi ricordo, perché oltretutto l'ho anche esaurito in questo momento, o è al piano di sopra, che è invece un racconto per ragazzi, dove c'è una bambina che è in grado di vedere il fantasma del nonno, e poiché vede il fantasma del nonno riesce a risolvere delle situazioni, però diciamo che non sempre questi fantasmi sono una cosa positiva, per cui insomma è una bellissima fiaba nera, e qui magari mi può venire in aiuto anche, ho letto, ma il mio giallista preferito è Hans Tuzzi, e allora Valeria ne parliamo domani di Hans Tuzzi, perché l'ho già preparato, un piccolo cameo di Hans, per cui seguici. E insomma magari Silvia Andreoli, se ci sta ancora seguendo, so che lei conosce molto bene Moresco e quindi magari mi può aiutare a recuperare questo titolo che non ricordo. Canto di Darco, vi leggo la sinossi, giusto perché se ve la raccontassi io ho paura di spoilerarvi un po' troppe cose e poi mi faccio prendere dall'emozione, perché è un romanzo che adoro, e quindi insomma farei pasticci. Perché tutti i bambini si sono messi improvvisamente a cantare in coro in piena notte nei grattacieli della sterminata città dei morti? A uno sbirro di nome Darco, in servizio presso la centrale di polizia della stessa città, viene affidato l'incarico di scoprirlo, anche a costo di ritornare nella città dei vivi, da cui è venuto
e dove è stato ucciso. Comincia così questo inaspettabile, inaspettato, formidabile romanzo di Antonio Moresco, da più parti indicato come il massimo autore della nostra letteratura. In questo romanzo, accanto all'irriducibile eroe protagonista, il lettore incontrerà un gran numero di personaggi indimenticabili. Il bambino muto con il collo attraversato da una cicatrice a forma di collana, l'uomo di luce con le sue legioni di seguaci, quella, la donna amata da Darko, i serial killer vestiti da sposi, Lazlo, i manichini d'amore, il dio e gli dei dell'amore. E poi troverà il buio e la luce, quasi fossero entità materiche e le creature che vivono nelle maree del buio e in quelle della luce. Forse avete capito? Fiaba bianca, grazie Saverio, fiaba bianca, grazie mille. Questo era il titolo, la fiaba per lo young adult, diciamo, che Moresco aveva scritto, ma appunto, cara, mi hai scritto in trasmissione ma non mi leggi, caspita, ma sai che Silvia, io non vedo i thread in... Non vedo i thread che mi state scrivendo. Caspita, mi spiace un mucchio. Silvia, se mi vuoi scrivere quello che mi avevi scritto anche in WhatsApp, il numero della libreria è quello da cui io vi posso leggere, è 348-74-59-627. Scusatemi. Quindi... Wow, che vortice, vero Roberto? Allora, bravo Roberto, hai detto proprio la parola giusta, è un vortice. Sembra di entrare in uno di quei romanzi un po' distopici alla China Mieville, non so se qualcuno di voi l'ha letto, però con la forza e la potenza di una sana letteratura, mi stava venendo quasi drammaturgia all'italiana, quindi di una bella trama e modo di scrivere italiano, perché questo è quello che fa Moresco, mette dentro tutti i tipi italiani, tutti i tipi umani e li fa diventare degli archetipi. E quindi le narrazioni di Moresco viaggiano per archetipi. Anche Darko, il nostro protagonista, che già il nome è tutto un programma e già il nome mi fa innamorare di lui, devo essere sincera. Vedi Saverio, ci deve essere qualche problema nel... Ecco, vedi, infatti Silvia mi dice brava, proprio drammaturgia, perché è proprio così, è orchestrato come se fosse un grandissimo piano sequenza. Apro una parentesi, perché quando ho letto Il canto di Darko mi è venuto in mente un film che non c'entra niente con Le forze delle fiabe che lui ha scritto. Silvia mi dice, mette insieme Samuel Beckett e La forza delle fiabe che lui ha scritto. È verissimo, proprio le tradizionali anche, hai esattamente ragione, potentissime. La sua è una narrazione potentissima. E come dicevi anche tu, Silvia, mi riferisco a Silvia Andreoli, che di cui ieri abbiamo parlato, ecco, con le fiabe, l'altra metà delle fiabe. Vi stavo dicendo, proprio di drammaturgia vi parlo, e quando mi sono ritrovata di fronte al canto di Darko e ho chiuso l'ultima pagina, a me è venuto in mente un film, e adesso vediamo se qualcuno di voi l'ha visto, perché io sono veramente una secchiona, devo dirvelo, e certi film li ho visti solo io. Vediamo se qualcuno di voi l'ha visto. Sto parlando dell'Arca Russa di Sokurov. L'Arca Russa è il racconto della caduta degli zar, all'epoca degli zar, orchestrata però in un lunghissimo piano sequenza in cui il nostro narratore protagonista, che è questa guida spettacolare che ti fa fare questo giro vorticoso nell'Ermitage di San Pietroburgo, dove sei dentro l'Ermitage attuale, quindi il museo, ma mentre giri il museo e lui ti racconta la storia della caduta degli zar, tu vedi la caduta degli zar, quindi gli attori entrano ed escono dall'inquadratura raccontando in un modo vorticoso, spettacolare, meraviglioso, quella che è stata la fine di una grande epopea, che era appunto quella degli zar russi. Perché sto facendo questo parallelismo? Antonio Moresco non parla di zar russi, non va a San Pietroburgo, non c'entra niente,
però ha quella stessa forza di questo lunghissimo piano sequenza che ti risucchia nella narrazione, ti prende completamente. E tu quando finisci questo romanzo, che ragazzi sono quasi 700 pagine, non capisci più dove sei, se sei di qua, se sei di là, se quello che hai letto è vero, se quello che hai letto è plausibile, è veramente una cosa meravigliosa. Proprio quando, proprio come quando ti metti davanti al monitor di un televisore o di un computer o un proiettato e ti godi L'arca russa di Sokurov. Hanno la stessa drammaturgia. Ecco perché, e qui vi spiego con un lungo giro immenso che solo io potevo immaginarmi, ecco perché quando parlo di Antonio Moresco e del canto di Darko vi parlo di una drammaturgia. I personaggi entrano, escono dalle inquadrature, noi vediamo tramite il protagonista, ma vediamo anche tramite tutti i tipi umani che si avvicendano, morti e non morti, vivi e non morti, che si avvicendano in questa narrazione veramente stupefacente. Bellissimo! Si vede che me ne sono innamorata? Direi di sì. Direi che ho anche finito i miei consigli di lettura, ce n'era un altro ultimo, ma ragazzi miei, il nostro tempo si va ad esaurire. Valeria, vero? Bene, bene, siamo in due allora ad aver visto L'arca russa di Sokurov, magnifico film da vedere, drammatico ed epico allo stesso tempo. Ecco, oggi mi state dando una mano tremenda perché sono un po' stanca e non riesco a trovare le parole giuste, quindi faccio grandissimi giri di parole. Però Canto di Darko è drammatico ed epico ed è esattamente quello che hai detto tu Silvia, cioè una drammaturgia. Bravissimi, grazie mille, siete stati come al solito preziosi. E però la nostra diretta aperta va qui finendo perché siamo in diretta già da 1:05. Manuel, che ha condotto ed è stato il nostro ospite durante la prima parte di questi esperimenti un po' naif, devo dirvi la verità, ma che mi stanno piacendo tantissimo, io vi do appuntamento a domani. Domani sarà un altro bel giorno e sarà, almeno speriamo che sia un altro bel giorno e speriamo di ritrovarci ancora tutti qui e che non succeda niente nel frattempo. Io vi invito a seguirci ancora domani alle 18:30. Vi ricordo che da domani mattina, se non già questa sera, i libri di cui vi abbiamo parlato sono disponibili alla prenotazione sul nostro sito www.ladradilibri.com con spedizione gratuita inserendo il codice che trovate quando entrate in pagina. E logicamente piglio anche questo, passo al sito, va bene, va bene, grazie Roberto. Noi ci risentiamo con tutti voi che ci avete scritto, che magari mi avete scritto che volete un libro piuttosto che un altro, ci risentiamo da qui a domani mattina per un po' le conferme, o magari ci avete ripensato, insomma mi dite un po' cosa ne pensate. E mi devi spiegare... ah sì, vabbè, Manuel che mi scrive, mi devi spiegare perché ridevi. Vabbè, Manuel, sei troppo curioso. Se ti prudono le mani, dopo ti spiego. E detto ciò, noi ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto. Sei l'unica ragazza che ha visto Solaris. Ah, ohia, non lo so se sono l'unica, ma è un film bellissimo. Caspita se l'ho visto Solaris, scusa, sto ricollegando Solaris. Certo, non lo so se, non penso di essere l'unica ragazza che ha visto Solaris, ma io adoro Solaris, per cui, vabbè, insomma, ciao Roberto intanto, ciao Roberto perché ti ho visto adesso connesso. Allora, se mi sono persa qualche thread, qualche commento nei thread di questa diretta, li andrò a recuperare con calma da qui a domani mattina, tanto avete capito che la notte non dormo ormai. Io vi saluto. Dal covo e dalle nostre dirette aperte è tutto. Vi mando un mio bacio e un mio abbraccio. Ci rivediamo, se a Dio piacendo, qui domani alle 18:30. E poi giovedì ci sarà una sorpresa, ma ve la racconto domani. Un bacio e a presto. Ciao!